Leonardo Provenzano, in questi giorni avrebbe dovuto comparire come teste principale nel processo sulla trattativa tra Stato e mafia, il processo del secolo, che avrebbe dovuto fare luce sulle connessioni tra mafiosi e i politici che hanno governato il paese. Provenzano, in qualità di testimone principale, veniva sottoposto alla videosorveglianza affinché fosse garantito che potesse giungere sano e salvo a testimoniare. Provenzano è un testimone troppo importante. Il Nano Malefico era terrorizzato da questo processo. Inspiegabilmente la videosorveglianza non è stata attuata e qualcuno ha aggredito violentemente Provenzano in modo da non farlo partecipare al processo. Qualcuno ha fatto sbattere violentemente la testa di Provenzano, il quale è stato poi ricoverato in ospedale, dove lo hanno sottoposto in maniera coatta ad un intervento di lobotomia chirurgica al cervello che lo ha ridotto ad uno stato vegetativo. Pochi giorni prima dell'udienza, inspiegabilmente si è avverato il desiderio del Nano Malefico, Provenzano è stato reso non più in grado di intendere e di volere. Provenzano non potrà più partecipare come testimone ai processi che sono lo spauracchio del Nano Malefico. L'inchiesta che non faceva dormire Nano Malefico partì a seguito del ritrovamento in un locale attiguo alla masseria dove si nascondeva Bernardo Provenzano, di alcuni volantini propagandistici nascosto in un barattolo per le elezioni politiche che fanno riferimento al presidente della regione siciliana, Salvatore Cuffaro, per il quale Berlusconi espresse la propria solidarietà dopo l'arresto e la condanna per le implicazioni con Cosa Nostra. Il primo ad alludere al coinvolgimento di Berlusconi e del suo entourage fu Borsellino, già allora si parlava di cavalli da recapitare in degli alberghi. Tolto di mezzo il teste principale, non si potranno più chiarire le connessioni tra Provenzano, Dell'Utri e Berlusconi. Da Don Vito sappiamo che Provenzano scrisse a Berlusconi, ma non sappiamo il contenuto della lettera. In questi giorni il Parlamento si sta impegnando alla diminuzione delle pene riguardanti il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, si tratterebbe dell'ennesima legge ad personam. Falcone e Borsellino sono dei martiri, la loro anima non avrà pace fino a quando non si saprà la verità.